Siamo Corino Cerullo, capitano di questa squadra. Quest'anno Ignorantim mi ha detto che è un nome che terrete, ormai vi siete sponsorizzati anche da Ignoranti. Esatto. Come mai questo nome intanto? Perché siamo veramente un gruppo di ignoranti, a cominciare dalla divisa, a cominciare dal colore, come mai rosa? Perché era il più ignorante che c'era. Abbiamo giocato il fucsia ma non c'era. No, voi siete una grande squadra comunque, anche se avete cambiato quel nome ultimamente. Se vengono a giocare. Sì, siete tantissimi. Sì, siamo tanti in rosa. Il problema di quest'anno è stato appunto quello di avere 27 persone e alla fine arrivare al giorno della partita, essere in 9, contati, infortunati e tutto, anche stasera. Comunque devo dire una cosa, che quest'anno sia la Serie A dell'invernale che questo primaverile è veramente una Serie A, cioè nel senso ci sono 10 squadre che se la possono giocare fino all'ultimo. Molto equilibrato. Molto equilibrato, si vista la partita di stasera, tirato, gente che sa giocare a pallone e noi ci siamo, ci proviamo fino all'ultimo. Parlando di stasera, questo pareggio alla fine un po' brucia forse? Ah, esatto, brucia perché siamo stati in vantaggio tutta la partita, potevamo portarla a casa, tenevamo loro lontani di 5 punti, però fa niente, ci sono altre partite. Cerchiamo di giocarcela fino in fondo per la qualificazione. Sì, punta a vincere qualcosa, questo preferire toccandosi, so che voi comunque siete una squadra molto titolata. Noi siamo forse una delle squadre più titolate del circuito over, però stiamo cercando di ringiovanirci perché alla fine siamo rimasti sempre gli stessi, giochiamo con dei 65, con dei 67, quindi in questo campionato soprattutto contano molto l'aiuto dei fuori quota. Stasera ne avevamo uno e fanno la differenza e quindi cerchiamo di averli nelle prossime partite. Bocca al lupo, alla prossima. Grazie, ciao, Rino. Ciao.